Ave, allora, Johnny Yates ha fatto un'intervista in un podcast che è questo qui. Io l'ho guardata su, anzi l'ho ascoltata su Spotify, però se avete Spotify c'è appunto su YouTube. Molto interessante, anche perché non ha parlato, come sempre, di tutta la sua storia, che l'hanno rinchiuso in un carcere minorile quando era giovane, bla bla bla, che lì ha iniziato a fare pesi. Tutte le solite cose che ha detto un milione di volte, ha parlato un po' di tutto a grandi linee anche. A me piace quando va un po' più nel dettaglio di certe cose che non sono i soliti argomenti di bodybuilding, perché sinceramente mi hanno rotto le palle sentire sempre le stesse storie, anche perché ha scritto due libri. Basterebbe comprarsi il libro, uno potrebbe leggersi quello e sapere tutta la biografia di Dorian Yates, quindi mi piacerebbe sentire più interviste di questo tipo dove parla anche di altre cose, così come ha fatto in questo video. Però una cosa interessante è che parla anche di steroidi e dice che fondamentalmente gli steroidi sono una moda. Perché dice questo? Perché fa il paragone con quello che fanno le donne. Dice: le donne si rifanno le tette, si rifanno il culo, si rifanno la faccia, gli uomini prendono gli steroidi. Poi chiaramente prendono anche le donne, però il punto del discorso era che si vive in una società di tutto e subito, si vuole vedere tutto quanto subito, quindi gli steroidi sono diventati una moda perché gente che si allena magari da un anno a 19 anni inizia subito a prendere steroidi e a doparsi, quindi per questo parla del fatto che sia una moda. Poi dice anche che lui adesso è in TRT, chiaramente, ed è a circa 150 o 200 ml di testosterone, se non erro. I più curiosi di queste cose, non che siano cose praticamente irrilevanti, però fa un ottimo ragionamento perché comunque è vero che viviamo in una società di tutto e subito, cioè bisogna avere subito tutti i soldi, la macchina, il telefono, i viaggi, poi alla fine la gente si indebita, si incasina e non dico che si rovini la vita, però è tutto un po' incasinato appunto perché siamo quasi costretti a sottostare a certe regole e siamo influenzati da quello che fanno gli altri, cioè alla fine è vero. Per quanto uno possa cercare di contrastare questa degenerazione, siamo comunque influenzati da tutta una serie di cose e in questo caso è vero che uno viene influenzato da quello che vede, soprattutto sui social, di gente che sembra che faccia la bella vita, sembra che sia enorme, super muscolosa perché fa cose grandiose, invece in realtà si sta dopando, ma con ciò non dico che ci sia qualcosa di sbagliato, cioè in passato mi dava fastidio questa cosa, adesso non me ne frega un cazzo perché fondamentalmente è una scelta, ci sono dei rischi, chi lo fa sa che rischi sta correndo, quindi cioè, a ognuno il suo, se uno vuole avere un certo tipo di fisico sa anche che ci sono anche certi tipi di rischi, quindi fondamentalmente è questo il discorso che fa anche lui, perché poi parla anche degli effetti collaterali, tutta una serie di cose molto interessanti, quindi vi rimando al video fondamentalmente perché c'è tutto un capitoletto dove parla di queste cose. Se non sbaglio ci sono anche i capitoli nel video stesso, quindi se volete guardare solo quelle parti, mi pare che ci siano i timestamps, cioè il minuto in cui parla di determinate cose, quindi non so come la vediate voi. So che ci sono molte persone che pensano che sia una cosa ultra scandalosa, gravissima, semplicemente perché sono invidiosi fondamentalmente. Altri che come me se ne sbattono perché fondamentalmente non mi frega niente. Uno fa quello che vuole con la propria vita. E se uno vuole stare alla moda per queste cose, che lo faccia alla fine. Non ci vedo niente di scandaloso. Purtroppo viviamo in un certo tipo di società. Secondo me bisogna cercare un po' di contrastare queste cose quanto uno può nel proprio piccolo, almeno io la vedo un po' così e cerco di fare così per quanto riguarda le aree che mi interessano della vita. Quindi so che non tutti la pensiamo uguale, ma ci sta, è normale. Poi un'altra cosa interessante che gli chiede l'intervistatore è quale pensa che sia la sua miglior condizione secondo Dorian e dice nel 93, quindi vi rimando a questo video che ho fatto anni fa ormai,
che si chiama appunto il miglior Dorian Yates, e dice semplicemente che è la sua migliore condizione perché era giovane, era pieno di energia, non aveva infortuni, e questo è il motivo per cui l'ha scelta come la sua miglior condizione. A me piace molto anche nel 96, e se non sbaglio ho fatto anche un video di un German Grand Prix del 96. Se avesse avuto il bicipite no, sinistro integro, secondo me sarebbe stato il miglior Dorian Yates, quello del German Grand Prix del 96, però purtroppo si è strappato il bicipite. Quindi è una scelta difficile tra il 93 e il 96. Probabilmente scegliamo tutti il 93 perché aveva ancora il bicipite integro. Comunque, fatemi sapere che ne pensate. Se volete, guardatevi l'intervista o ascoltatela su Spotify. Vi ricordo sempre che in ogni video c'è il link di MyProtein. Inserite il codice sconto GMSR per avere alcuni sconti. Buona!